A causa delle forti raffiche di vento, caduti nelle notti scorse alcuni alberi nei pressi dello svincolo autostradale di Trabia e lo svincolo di Altavilla Milicia in direzione Palermo. Sul posto il personale dell'ANAS e i vigili del fuoco per rimuovere gli alberi caduti. A causa del maltempo e del forte vento, un ponteggio è caduto anche in via L20, la continuazione della via Merlo che da Ficarazzi porta a Portella di Mare. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona e i carabinieri. Per fortuna, in entrambi i casi non si sono verificati danni alle persone. La terra nelle nostre mani è il progetto inclusivo che verrà realizzato tra le due società del Volley Porticello Ficarazzi e Volley Parma, grazie a un gemellaggio sottoscritto nella città ducale nei giorni scorsi tra i due presidenti Anna Maria Martorana e Francesco Ughetti. Ospite nella città parmense, presso la sede sociale del Volley Parma, società professionistica maschile, anche Francesca Caridi, presidente dell'associazione La Terra nelle nostre mani, e il coach Franco Comparetto, in veste di ambasciatore dei comuni di Bagheria e Ficarazzi, ai quali è caro il tema inclusivo, come pure Carlo Alberto Cova, ex palleggiatore della Maxicono e Santal Parma, al presidente del Volley Parma Francesco Ughetti, e Stefano Montali, da sempre impegnati nel volontariato sociale. Le due società si incontreranno l'11 febbraio a Lesignano, in provincia di Parma, per disputare il torneo Volleyamo, giunto alla nona edizione nell'ambito del progetto Fare Sport Inclusivo. 14 posti disponibili per operatore di volontario destinati a giovani d'età compresa tra i 18 e i 29 anni, nell'ambito del Servizio Civile Universale del Comune di Altavilla Milicia, che ha partecipato a 4 progetti afferenti alle seguenti aree: assistenza anziani, riqualificazione urbana, sportelli informativi, animazione culturale verso i minori. Il termine entro il quale presentare le domande scade il 15 febbraio prossimo. Maggiori informazioni sono reperibili sul sito ufficiale del Comune di Altavilla Milicia. Aperte le iscrizioni per i nuovi corsi di recitazione teatrale di base e avanzato dell'Associazione Le Muse, destinate a tutti sulla base della propria esperienza. Il percorso è volto alla scoperta di se stessi e delle proprie possibilità artistiche, spiega la direttrice Giusy Corleone, per comprendere le dinamiche del lavoro scenico attraverso le tecniche di training e di movimento scenico. Si lavorerà sulla concentrazione, la fiducia, lo sviluppo della capacità di osservazione e della creatività artistica. L'inizio delle attività è previsto per sabato 20 gennaio 2024. Informazioni e iscrizioni al 320 79 10 463 e 380 20 29 649. Grande festa, divertimento, giochi e tanti premi. L'altra sera nell'Auditorium San Marco della parrocchia dell'Annunziata a Caccamo per la prima edizione del Tombolone in famiglia. A vincere il TV Color la famiglia Alduino Fiore, mentre il viaggio vacanze è stato vinto dalla famiglia Gianfortone Bondì. Alla serata hanno partecipato tantissime famiglie per un totale di oltre 150 persone. La serata è stata organizzata in occasione del compleanno del parroco Don Claudio Grasso. Inaugurata a Villa San Cataldo, la mostra fotografica collettiva Visioni Fotografiche, patrocinata dal Comune di Bagheria, organizzata dall'artista Tommaso Provenzano e dall'Associazione Fotografica Scattando Bagheria, presieduta dalla fotografa Mariella Di Fonti, e con il supporto dell'Associazione Culturale Giuseppe Bagnera, diretta da Angelo Restivo. La manifestazione è prevista tra le iniziative organizzate nell'ambito degli eventi natalizi del Comune e dell'Assessorato al Turismo. Oltre 30 i fotografi presenti a Villa San Cataldo fino al 25 gennaio. La rassegna potrà essere visitata dal martedì alla domenica dalle ore 9 alle ore 17. Mariella Di Fonti, allora cosa proporrete con questa collettiva qui a Villa San Cataldo? Noi volevamo proporre la bellezza, semplicemente la bellezza. Infatti abbiamo cercato di raccogliere degli scatti che fossero significativi sia per chi li ha prodotti e sia per chi li ammira. E finora devo dire che le foto sono state molto apprezzate, non riesco a vedere uno scatto che non sia bello e di questo sono veramente molto orgogliosa, perché siamo riusciti a manifestare la bellezza vista con gli occhi di chi fotografa, insomma.